Benvenuti Lopetti in questo nuovo episodio di Rayman Legends Definitive Edition. Nello scorso episodio abbiamo finito il mondo 2. Abbiamo anche cominciato a fare i livelli invasione che sono man mano spawnati, quindi un livello nel Teens in Guai e un altro nel Storia Gacidante. Abbiamo anche sconfitto il boss, il secondo boss di gioco e anche il primo, l'unico boss del mondo 2, il Rospo Corazzato. E oggi con il Teens Gotico, perché oggi abbiamo cambiato il nuovo personaggio, faremo Fiesta de los Muertos. Cominciamo tutto il mondo 3. Mondo Papero. Man mano che sbloccheremo livelli invasione li farò. Quindi, come ho già detto nello scorso episodio, ok, non prometto di fare ogni due video un mondo, sennò che farò anche i livelli dell'invasione, quindi magari ci metterò più tempo. Ho già fatto off-camera agli ultimi livelli in cui non avevo preso la coppa dorata. E vieni qua. Col Wii U Gamepad era mille volte più semplice secondo me. Ok. Spero fosse un Teens. Ma perché lo... Ok, non so perché ho schiacciato il tasto di colpire e non me l'ha colpito. Ok, allora. Addio. Voglio prendermi le lucciole viola, ecco qua. Sì, con il Wii U Gamepad era mille volte più semplice perché comandavo io il tutto, quindi addio. Non ho neanche la corsa, è quello il fatto. Ho una corsa un pochettino... Sì, ma... Non è il massimo. E al primo sì, ok. Allora, qua c'è qualcosa? No. Lì c'è un Teens che devo... Posso avere tipo una carica? No. E qua, per vedere già la regina, almeno spero. Ok, ottimo. Ok. Come dovevi fare? Tipo così? Un attimo. Ah, ok, no, ho capito. Ora facciamo piano. No, cavolo. Ok, oggi non riesco, è inutile. Ok, allora dobbiamo farlo preciso, preciso, quindi tipo così. Ok, ottimo. E poi così. Allora, qui sotto c'è anche un doblone che voglio prendere.
dico, se non fosse stato per il mondo aggiuntivo che hanno aggiunto per questa versione, sono anche appena morto Binone, l'avrei portato per Wii U perché con il Wii U Gamepad è mille volte più comodo. Almeno secondo me è così, poi non so voi. Cavolo, ho perso tipo 6 lucciole. In qualche modo dovrei poter salire di sopra. Ok, forse ho capito. O forse no. Il fatto che ci sono lucciole di sopra le voglio prendere. Allora, forse ho capito più o meno la tattica per salire lì sopra. Ok, ottimo. No, non ci voglio. Ok, erano 15. Spero non influiscano sulle 600 lucciole che mi servono per ottenere la coppa dorata. Allora, siamo già a metà. E non abbiamo ancora aggiunto metà di tins, quindi potrei ancora riuscire a trovarle tutte. Ok, così queste sono altre lucciole. Qui altre 5. Ok, siamo già a 400, quindi buono. Devo prendere queste qua che sono sempre 15. C'è qualcosa qui sopra? No, ok. Ok, ci qua dobbiamo anche trovare finalmente il re, perfetto. Tipo così. Ok, cavolo. Ok, dovremmo ormai essere arrivati, sì. Ok, perfetto. Ne mancherebbero 85, sì. Quindi mi mancano ancora 3 teams. Con qualche nemico dovrei riuscire a vincere, a ottenere le 600, ok, pelo pelo. Teams trovato.
Ok, dovremmo esserci arrivati. Ottimo. No, ce n'è ancora uno da prendere, ok. 100% ottimo. Alla fine ho anche PS60 in più, ottima come cosa. Che controlliamo se è spawnato qualche livello a tempo, quindi invasione. No, ok. Quindi cominciamo subito puzzo marcio. E se il livello che penso io, questo livello è molto bello, perché noi siamo piccolissimi e tutto il resto è gigantesco, quindi... Usa per cambiare dimensione, ok, stupendo questo livello. E possiamo anche camminare sulle corde. Ok, peccato, volevo prenderne 4 in più. Non importa. Ok, regina salvata. Altre 5 lucciole, ottimo. Volendo potremmo diventare piccoli, perché no? E possiamo andare qua dentro, sì. Lì c'è anche un Teens da salvare, quindi... Posso passare per di qua? Ok, ottima come cosa. No? Ok. Non è che avevo un cuore di salvezza. Ah, devo andare lì sopra, come ci arrivo? Da qua, è possibile? Ma siamo già a metà lucciole che mi servono, quindi spero di riuscire a trovarle tutte. Ok, niente qua sotto solo per sicurezza, controllo. Ok, ho anche preso danno. Qui però c'è qualcosa, vero? Sì. Ok, nuovo pallone. In alto e...
non c'è nessun Tinz da salvare. Ok, sono anche viola, quindi doppie. E andiamo su... no, andiamo giù. Ok, facciamo molta attenzione qua, veloci. No, allora. Colpito. Ma siamo quasi a 500, mi preoccupo che forse non riesco ad arrivare meno alle 600. E vorrei arrivarci. E voi non posso tornare indietro? Non credo. Ok, no. Allora, lì abbiamo un sacco anche di nemici da sconfiggere in basso, quindi... ok, però sicuramente c'è altro qua sopra. Ok, sì, c'è anche un doblone. C'è anche per caso anche un Tinz da salvare? Non credo, ok. Ne mancano solo più due. Lì devo essere piccolo. Allora, colpiamo lui. Dimmi che non sei l'ultimo, ti prego. Ok, ottimo. Ok, l'ultimo è qua sopra. Che abbiamo finito. Ancora niente, ottimo. Di nuovo una papera alla fine siamo. E facciamo salva Estelia prima che facciamo ancora un livello dopo. Per quanto ho dovuto fare almeno 5 livelli oggi, non possiamo... Scappa, scappa. Perché, beh, non posso anche perché non vorrei allungare un po' troppo il video. Ho mancato un bel po' di lucciole viola. Spero non influisca sul risultato. Al massimo lo farò off camera come ho fatto le altre volte.
Ok, se sono 300, si sono anche arrivato. Dovrebbero essere 300 le luci da prendere per avere la coppa dorata, vero? In questo tipo di livello. Ok, sì, perfetto. L'idea era di provare Stadia, visto che dobbiamo ancora fare un livello. Se ci fosse un livello di invasione che spawna dopo questo, quindi quei di panna lo faccio. Però non... dipende quanto tempo ci mettiamo a fare questo. Perché non vorrei fare un video a 40 minuti. Qualcosa qua sotto? Non credo, ok. Ok, non mi colpirei, stavo per dire, invece mi ha colpito. Ma prima voglio prendermi tutte queste lucciole qua, poi voglio prendermi anche il doblone. Qui c'è il primo Tinz, almeno spero sia il primo. Ok, qui sotto... Allora, prima mi colpite, prendo il... la rapa. E salviamo la regina. Passiamo già a 200 lucciole. Con solo due tins, quindi presumo riusciamo a raccogliere tutte e 600, quelle che mi servono. Ok, però c'è un doblone, posso prendere da sotto. Ok, perfetto. Non ho mancato niente, giusto? Ok. Ok, facendo così non c'è niente in più. Qua sopra però sì. E qua sotto anche, vero gioco? Dai, farlo, perché non lo... Adesso capite perché è molto più comodo il Wii U Gamepad? Perché lo comando io. No. Volevo rifare la riga per far durare un pochettino di più. Ok, qui c'è anche il re.
Lì c'è un altro Teams. Ok, abbassalo. Ok, e solo qui me l'ha sbloccato, ok, quindi facciamo subito quei di panna, invaso. Ho paura di non riuscire con il tempo. Credo che manca pochissimo. Dove sono? Eccoli qua. Pelo pelo. Lucciole, ottima come cosa. Usciamo un attimo per vedere se sono spawnati altri livelli di invasione negli altri capitoli. No? E quindi possiamo darci i gatti vinci, i gatta fortuna. Ok, livello extra, nelle origini, ottimo. Ok, una nuova creaturina, ottimo, stupenda. Ok, lucciole. Mi servono per i personaggi. Ok, nuova creatura. Prendiamoci tutto. Controllo per sicurezza di se ho sbloccato qualche personaggio, ma non credo.
Me ne servono 55.000, ok. Quindi nella prossima parte di Rayman Legends Definitive Edition continueremo in mondo 3. Non assicuro la conclusione, lo dico già prima, ma lo spero. Quindi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao lupetti!